due foto di donne che hanno un percorso di tumore al seno, operate, una vita raccontata tramite le immagini straordinarie realizzate da questi due fotografi. Queste immagini, che certo non sono allegre, ma dimostrano in modo diverso, secondo le personalità diverse delle modelle, che ognuna in qualche modo ha cercato di trovare una strada di rinascita dopo una diagnosi di questo tipo. Una mostra che rappresenta la tenacia delle donne in un mese importante come quello della prevenzione. 22 immagini quindi straordinarie che raccontano un percorso di sofferenza ma anche di rinascita, di scoperta di sé e in alcuni casi anche di un rinforzo, di una riscoperta di coppia, come è possibile vedere almeno in una delle 22 immagini che abbiamo collocato in Cittadella San Rocco, perché all'interno di questa struttura, che è una casa di comunità molto articolata, sono percorsi di salute. Ci sono percorsi di salute tra cui anche quello dello screening mammografico. Ha trovato per me la collocazione ideale nell'anello di San Rocco, proprio vicino al centro di senologia che tanto contribuisce alla diagnosi precoce del tumore al seno. E quindi è un ribadire e un ricordare a quella che è la popolazione, donne ma anche uomini, di quanto sia importante la prevenzione, perché la prevenzione può salvare effettivamente la vita e può dare prospettive di vita completamente diverse. Una mostra che ha anche due valori, quello della umanizzazione di un luogo come quello della casa, della comunità, da una parte, ma dall'altra anche il volersi mostrare in quello che è un percorso difficile come quello che colpisce le donne malate di tumore al seno, ma anche le condizioni che permettono poi a queste donne di potersi risollevare. Noi Andos di Ferrara ci teniamo molto a fare anche educazione sanitaria, cioè cercare di aumentare nelle donne l'adesione alla diagnosi precoce. È un compito per noi fondamentale come la riabilitazione.